Salve a tutti amici di Transformers da Just Luca di Autorobo.it, benvenuti non a una nuova video recensione, come potrete capire già dalle immagini iniziali con cui vi accolgo, ma a una video recensione vintage, un Throwback Tuesday bis potremmo dire, dato che è sempre tempo e voglia c'è di parlare di Transformers di un tempo che fu, diciamo di bei Transformers di un tempo che fu, di capisaldi della storia di Transformers con il nostro bello caro Hyperbot, da noi in Italia Six Shot, l'originale Transformers Asa Changer, 6 azioni, praticamente appunto un caposaldo della storia di Transformers. E solo questa popò di qualità di confezione gigante che accoglieva appunto i bambini nei negozi giocattoli di 35 rotti anni fa, insomma, era davvero, fa come dice il mio caro amico Gianni, fa scaldare il cuore. Per fortuna, anzi, per sfortuna io da bimbo non ce l'ho avuto il nostro caro Hyperbot, ma l'ho recuperato in seguito grazie a un amico che me l'ha ceduto, un amico d'infanzia che giustamente si è tenuto anche la confezione, quindi eccola qui, bella fresca, la nostra confezione vintage, e appunto l'ho recuperato in età adulta, però ormai un ventennio ormai che ce l'ho. Il nostro caro Sixshot era appunto per i tempi davvero, anzi è uno dei proprio dei G1 più storici, più famosi, proprio perché per la sua caratteristica di essere appunto un 6 azioni Asa Changer, il primo Transformers con ben 6 trasformazioni, e quella volta diciamo è stato davvero un fulmine in senso buono, cioè il sereno, dato che del marasma delle gimmick che c'erano appunto soprattutto nel 1987, dove possiamo vedere grazie proprio all'art box, al battle box, come si dice, insomma, questi disegni dentro disegni sbarra cataloghi, diciamo, pezzi d'arte quasi, dove c'erano queste battaglie fra i nostri personaggi preferiti, venivano presentati appunto con il loro gimmick. Possiamo vedere appunto Scorponok contro Fortress Maximus, che inizialmente noi bambini italiani non sapevamo chi cacchio era questo robottone qui, poi appunto grazie al cartone di Headmaster l'abbiamo scoperto, e appunto anche altri personaggi purtroppo non erano comparsi qua, ad esempio Mindwipe, l'Headmaster Pipistrello, ma Chrome Dom Duobot sì, insomma, e c'era piccino picciò, si intravedeva anche il bot Hyperbot qui appunto, ma diciamo che non serviva tutta sta pubblicità al nostro caro Sixshot qui, perché di suo era davvero, si vendeva da solo, si può dire, proprio con la sua per la sua caratteristica, ma anche per il suo aspetto. Adesso andremo a vedere, ovviamente poi troneggiava sul catalogo del 1987 già in copertina, e la sua bella pagina dedicata a lui, dove si vedevano appunto tutte le sue 6 trasformazioni, erano, dicevo, bastava solo quello appunto per renderlo un instant fan favorite, potremmo dire appunto, che tra l'altro si potrebbe anche dire sempre il discorso che magari i Transformers dall'86-87 comunque non erano i Transformers ex Diaclone, non erano magari così ricavati come per l'aspetto, le trasformazioni eccetera, però penso di dire che il nostro Sixshot ai tempi accontentò tutti, perché era davvero tanta roba per i tempi, era anche un signor robottone che costava tra l'altro 70.000 lire, quindi diciamo non era un prezzone troppo verso i 100.000 lire come certi Citybot, però comunque costava quasi come un Combiner circa, però li meritava tutti questi soldi, perché era comunque un signor robottone bello grande. Comunque queste cose le ho già dette sul nostro Sixshot, ovviamente, quando ho parlato della recensione del Titan Return Sixshot, di cui parlerò verso la fine, accenderò due cose, giusto per dovere appunto di cronaca, ecco, però comunque
tanto lo mettiamo da parte, il nostro six shot. E comunque di sì, appunto di six shot avevo già parlato nella recensione di Titanetons, però diciamo si meritava una recensione a parte il nostro G1 six shot, anche per filologia che sto rifacendo bene o male, sto cercando di fare tutte le recensioni di tutti i G1, come mi sta male il cappello stamattina, questo pomeriggio, quando è. E quindi parliamo del nostro six shot, dicevo, anche come personaggio, tra l'altro, dicevo, appare brevemente in Rebirth, diciamo, le tre puntate americane della quarta stagione di Transformers. Appare proprio velocemente, da solo, praticamente uno spot, diciamo, breve del giocattolo, dove si vede che si trasforma in tutte le sue modalità, sconfigge Jägerbot, il battibaleno, e tanti saluti, poi non si vede più. Laddove poi invece in Headmaster, appunto, il nostro è uno dei protagonisti, questa sorta di ninja, robot ninja, che non solo ha sei trasformazioni, ma si sdoppia anche, diciamo, in sei, con la magia ninja, in sei distinti esseri, insomma, diciamo, come il trucco ninja della moltiplicazione, diciamo, illusoria. E anche tutta una storia, diciamo, poi un'evoluzione, questo personaggio che inizia cattivo, tortura l'amichetto di Chrome Dom, si scopre che ha appunto torturato un amico di Chrome Dom, per cui c'è questa faida con Chrome Dom, c'è anche una faida contro Ultramagnus, che alla fine fa Ultramagnus muore in un duello contro il nostro Six Shot, ma poi alla fine si redime perché viene, diciamo, fa amicizia col piccolo Daniel Witwicky, il figlio di Spike, e si redime, diventa buono, diciamo, verso la fine della serie. Vabbè, se la potevano risparmiare questo discorso, diciamo, uno dei primi Decepticon che diventa buono, però vabbè, diciamo che è un po' forzatina come cosa. Meglio altri Decepticon o Predacon scritti meglio, onestamente, soprattutto anche nei fumetti, per carità. Carnivac, un altro, vabbè, che sono descritti meglio nel loro diventare alleati degli Autobot, per dire, però vabbè, va detto anche questa caratteristica del nostro Six Shot. Ma passiamo ovviamente al giocattolo, dopo questo lungo, giusto preambolo, con il nostro robot, che comunque si presentava bene come forma robotica, bello antropomorfo. Anche se però alla fine, diciamo, era uno stoccafisso, dato che poteva solo alzare le braccia e basta, muovere le braccia e basta, e tra l'altro erano, diciamo, anche un po' ostacolate dagli alettoni, che erano fighi a vedersi aperti così, però effettivamente bisognava poi piegarli un pochino per alzare le braccia. C'aveva questi due bei fucili gemelli, una faccia, diciamo, essenziale, con la sua mascherina, i suoi occhi quasi a visore, queste ali sparate verso l'alto, meramente estetiche, niente male, ma tutti anche i kibble, diciamo, delle varie modalità alternative, ogni tanto spuntavano tipo le ruote qua, le tracce di cingoli carro armato, un accenno di unghie qui sempre sui polsi. Le gambe, anche lì dicevo stoccafisse, ma tra l'altro erano proprio anche unite a livello di. C'era un perno qui che le univa, quindi erano, vabbè, proprio. Neanche da dire che poteva. Io, per dire, ecco, volendo piegava le ginocchia, ma per via della trasformazione, perché alla fine non è che, appunto, piegava anche le anche, e appunto le ginocchia erano unite, scusate, le gambe inferiori erano unite da un perno, quindi vabbè. Faceva comunque la sua bella figura, anche se effettivamente era uno stoccafisso. Oh, cacchio, scusate. Però, ripeto, anche la colorazione davvero niente male indovinata, con questi i famosi, diciamo, colori Decepticon, sono stati appunto standardizzati nell'87 con questa colorazione così fredde, con questo verde, blu, acquamarina, come si dice, viola, bianco, pezzo di tocchi di nero, così insomma, tocchi.
insomma, niente da dire anche a livello di colorazione, una colorazione bella accesa, però che comunque trasuda di malvagità, potremmo dire. Ma comunque, appunto, passiamo, chiuso diciamo il discorso del robot, passiamo alle trasformazioni e per prima direi di passare, aspetta che mi metto un attimo giusto per darmi uno spunto. Passiamo alla trasformazione di pistola laser, perché il nostro sarebbe stato da tenere per ultima la trasformazione da pistola, però è diciamo, una di quelle più semplici da ottenere da robot, e quindi è anche il discorso della pistola laser. Comunque è una sorta di tradizione nei Decepticon, perché pistola in generale, proprio non solo laser, perché ricordiamoci, Megatron era la pistola, in capo Decepticon, diventava una pistola Walter P38 già nella prima stagione, poi seguita nella seconda stagione, anche se era già apparso nei cartoni della prima, ma nella seconda annata c'era Shockwave Brutal che diventava appunto pistola laser. Nella terza stagione la pistola laser più famosa è ovviamente, anche se non diciamo è una trasformazione in più, ma il buon Galvatron, oltre a diventare un cannone, come sappiamo, in visione dei cartoni animati, diventava una sua altra modalità, era quella appunto di pistola laser. Quindi nella quarta annata l'eredita questa modalità di pistola, il buon Sixshot appunto. E andiamo appunto a trasformarlo, con, dicevo, appunto la testa che va a nascondersi all'interno del petto. Poi certe trasformazioni sono molto, diciamo, abbastanza semplici, perché comunque alla fine il nostro era, con la scusa che era un po' un stoccafisso, e certe trasformazioni diciamo sono abbastanza appunto diciamo, come si può dire, stilizzate su certi veicoli, ok, ma appunto la trasformazione di pistola vede poi le braccia alzarsi, le gambe unirsi. Fatta, ce l'ho fatta a unire le cavolo di gambe qui. Apriamo un attimo i pannelli qui sotto e tiriamo fuori questi laser nascosti. Chiudiamo e diciamo molto stilizzata come trasformazione. Adesso vediamo, dato che ad esempio le ali, semplicemente così unendosi, diventano l'impugnatura col piccolo grilletto qui formato, e va anche detto che comunque i fucili servono in tutte le modalità, diciamo, del nostro. Allora, diciamo, i fucili avrebbe senso che sono, c'è un foro all'interno per sistemarli appunto dentro le gambe, anche se poi invece adesso andiamo a vedere nella scatola, o comunque facciamo lo stesso la trasformazione, diciamo. Diciamo che era stato pensato ed ha più senso in effetti che come pistola laser abbia questa forma qua, con i fuciloni all'interno delle gambe. Questa sarebbe la pistola, anche se sono poco saldi i fucili all'interno. Effettivamente, questa sarebbe diciamo, appunto la modalità di pistola con il grilletto qui sotto, apposito. Pistola anche bella grande, possiamo vedere come io di mio non è che sono un colosso, però mi immagino qualche bambino appunto ai tempi a tenere in mano sto popò di pistolone. Vabbè, concedetemi la parola, scusate. Questa è la pistola, ripeto, anche qui forse la modalità più tirata via in generale rispetto al resto delle altre modalità del nostro, però effettivamente faceva comunque scena, bastava poco, anche grazie alla fantasia di noi bambini, bastava un'impugnatura, un grilletto, delle armi qui buttate davanti e avevamo la nostra bella pistola laser, anche se poi diciamo la trasformazione ufficiale era quella che vedeva invece i laser all'esterno delle gambe. In effetti era meglio
la versione non ufficiale, ho pensato inizialmente con il laser all'interno, grazie ai fori. Andiamo avanti, passiamo alla trasformazione di lupo alato. Potrebbe essere quasi solo un lupo, ma giustamente c'ha queste ali qua, è un peccato non lasciargliele nel lupo, quindi diciamo è un lupo alato. Abbiamo le gambe che si piegano, le gambe del robot che si piegano in avanti. I piedi formano comunque gli artigli del lupo. Facciamo finta che le gambe siano aperte. Abbiate pazienza, che già sono diventato scemo a cercare di chiuderle. Intanto le lasciamo così. Slittiamo un po' verso l'alto tramite questi pannelli qui che uniscono le braccia al torso. Devo guardare un attimo meglio come mettere alcune posizioni, certi moduli come questi qua rotanti, per dire devo buttare un occhio alle trasformazioni, alle immagini nella scatola, scusate. E abbiamo la testa del robot che salta fuori, scusate, la testa del lupo che salta fuori da dietro la schiena. Diciamo che anche, ed ecco qua intanto il lupo, intanto presentiamolo, il nostro bel lupo alato, anche se diciamo, vabbè, ovviamente la bestia è resa molto semplice rispetto al robot, dato che alla fine le zampe sono gli arti del robot, le ali sono ovviamente queste qua, per carità fanno comunque scena, e la testa perlomeno è diversa, è una testa in più. Testa bestiale, diciamo che lupo un po' generico, cioè potrebbe anche essere una sorta di tigre, volendo, onestamente. Mi domando se sia stato effettivamente pensato e davvero come lupo e non semplicemente come bestia felina, perché potrebbe anche essere appunto una sorta di tigre, dato la forma del muso abbastanza bestialmente generica, con le orecchie anche unite, diciamo, quindi diciamo che fa figo dire, pensare che sia un lupo, che gli abbiano dato la nomea, diciamo, di lupo. Tra l'altro i laser, mi sa che della bestia è l'unico, i laser nella modalità di bestia è l'unica modalità dove non ci sono, diciamo, non ci sarebbe una presa effettiva, ma possiamo metterla qua sulle cosce, se non ricordo male, anche appunto vedendo l'immagine della scatola, però ai lati delle cosce un po' come ce li aveva ad esempio Ravage, Iena, Cassette Bot, diciamo possono stare anche qui, però in teoria è l'unica modalità che cui non serve avere, che abbia appunto i laser, insomma, attaccati da qualche parte o anche sulle punte delle, volendo, sulle punte delle ali, ma non ha tanto senso. Quindi diciamo che come sistemazione non è fatto male. Comunque carino anche questo, un po' tirato via per carità, però faceva bella scena questa modalità di lupo. Andiamo ora a fare cosa? Facciamo il carro armato. Sì, dai, facciamo il carro armato, il tank. Andiamo anche perché. Allora, aspetta un po'. Sto guardando come sistemare appunto le braccia un attimo. Andiamo a. Ecco qua. Non sto adesso a dire tutti i passaggi, basta che li guardiate perché. Ah, tra l'altro, dei passaggi della trasformazione mi stavo scordando di dire che dove sono le istruzioni, poi quella volta erano, diciamo, sigillate inizialmente con la sfida, appunto, come si può leggere, appunto. Aspetta che vi faccio leggere, ecco qua così, senza riflesso. Prima di leggere queste istruzioni, fate una sfida contro voi stessi, mettendo alla prova la vostra abilità per trasformare Hyperbot 6 azioni nelle sue 6 forme micidiali. Un suggerimento, le figure sulla scatola vi daranno qualche indicazione.
Però dopo ovviamente il bello era aprire, e per me era un rito, lo faccio tuttora, aprire il libretto e trasformare, seguire passo passo tutte le istruzioni e le trasformazioni. Tra l'altro mi piace tuttora mantenere questo rito, diciamo, di seguire le istruzioni anche di roba come i Battle Master, per dire, che hanno mezza trasformazione in croce. Abbiamo, tra l'altro, trovata davvero interessante, va detto, quella che quando si spalanca la bocca non è semplicemente la mandibola, ma salta fuori la cabina, diciamo, di comando del carro armato. Carro armato, qui bisogna aprire le parti possibili delle gambe per trasformarlo e ruotare in questa maniera. Anche qui, diciamo, adesso, solito discorso, magari un po' forzato, sempre come discorso, questo è da un carro armato molto, diciamo, spaziale, molto cybertroniano, alieno, insomma, ma comunque senza una forma ben definita da carro armato, per dire, terrestre, ma appunto alla fine basta semplicemente che sia un mezzo con dei cingoli, delle bocche di fuoco. Per fortuna c'è anche la cabina, che non è menzionata, diciamo, nelle immagini qua della scatola. E abbiamo il nostro tank. Con, diciamo, la torretta, la batteria di missili, diciamo, diagonale. Le ali rinchiuse alla buona così. Fa fede, diciamo, a livello del fatto che sia tank che abbia i cingoli perlomeno scolpiti, scusate, sempre il riflesso col bianco, ecco qua. E diciamo, appunto, solito discorso un po' tirato via per certi versi, però alla fine faceva comunque un po' di scena, quindi era come modalità di tank, con design appunto originale, ecco. Aveva i suoi perché, insomma, come tank, alla fine una modalità in più che non si buttava affatto via. E sempre rimanendo quindi in modalità di veicolo terrestre, passiamo alla trasformazione in automobile d'assalto, trasporto corazzato, leggo, così può chiudere la cabina. Che la ruoto un pochino, ok. Davvero comunque interessante come bastava poco, dato che dalla modalità dei cingoli del nostro bastava appunto tirare, ruotare un attimo così i pannelli e saltavano fuori le ruote dell'auto, diciamo. Ovviamente sì, bisognava spostare in avanti i moduli delle braccia, grazie appunto ai moduli che univano appunto braccia al torso. Davvero ben studiato, vabbè, cioè, ripeto, per certi versi abbastanza stilizzate queste modalità, però alla fine erano davvero pensate bene per essere appunto come modalità veicolari. E questa è la nostra autocorazzata, qui possiamo sistemare i laser. Diciamo che anche qui fa fede a livello, per dire che è un'auto, il fatto che abbia il parabrezza qui frontale, ovviamente, le sue belle quattro ruote, il muso, diciamo, formato questa sorta di fari, forse, almeno li ho sempre visti come una sorta di fari, questo muso, bello compatto anche lui.
anche questa modalità di veicolo. Anche qui, scusate, le ali sono buttate alla buona, non so, non avrebbe senso, ma potevano qua, forse magari potevano giocarci un pochino con le ali, potrebbe sembrare una sorta di, poteva farci una sorta di super alettone, onestamente forse avrebbe avuto senso come, avrebbe senso, è che è la stessa inclinazione delle ali, che adesso vedremo nella prossima modalità di jet, però se magari, che ne so, facevano in modo di poterle ripiegare così, per dire, si potevano ripiegare così, saltava fuori un signor alettone per la modalità appunto di trasportatore corazzato, automobile, insomma. Davvero, non è, adesso che ci penso, se le ali le piegavano in questa maniera, veniva fuori un signor alettone per l'auto, invece va bene, bisogna, diciamo, ufficialmente sistemarle in avanti in questa maniera. Vabbè, comunque, ripeto, faceva abbastanza la sua figura, però questo discorso dell'alettone non è. Peccato ai tempi, diciamo, non ci abbiano pensato. E anche da qui è facile poi trasformarlo, appunto, come dicevo, nel Jet Starfighter, ruotando i moduli, anzi, bisogna riproiettare verso indietro i moduli. Un po' si torna quasi alla modalità di jet, scusate, di pistola, per certi versi, non era tanto distante. Aspetta che metto, che ruoto le spalle, diciamo, del robot. Qui si ribalta genialmente, bastava poco, appunto, si chiude il muso, salta fuori il muso a punta del jet, gli alettoni, non dimentichiamocene, i laser sulle estremità delle ali, trovata davvero niente male, anzi no, scusate, sto guardando così verso l'alto, almeno. Ed ecco il nostro bel jet, magari forse le braccia non so, andrebbero meglio in avanti, così. No, così si vedono le ruote. Sarebbe un po' più compatto il jet se i moduli delle braccia restassero accorciati, insomma, verso, spostati in avanti, però vabbè, dai. Restiamo sull'ufficialità. Aspetta. Ribaltiamo. Oh. Ok, e questo dicevo, è il jet anche qui. Semplice, semplice. Il grosso la fa ovviamente la forma a punta della punta, delle gambe richiuse a punta, appunto. Cioè, qui c'è il cockpit del jet, alettoni, ali grandi, ripeto, forse magari un po' troppo, questi moduli qua magari si potevano accorciare un pochino, ma fanno un po' figo in quanto propulsori, potremmo dire. Peccato, boh, potevano mettere qualche dettaglio in più per rendere dei propulsori eventualmente, però qui c'è. So, così si vedono le ruote, così si vedono i cingoli di carro armato, non so, così forse, no, così sono sempre le ruote in vista, ma per dire potevano scolpire una parte interna con dei propulsori, insomma, per far vedere che ci sono, insomma, effettivamente i propulsori, per dire, però anche così, ripeto, gioca facile, però è un signor jet bello grande, poi tra l'altro si presentava così all'interno della scatola, si partiva dalla modalità di jet, le ali un po' più chiuse, però, e poi da lì si partiva appunto a trasformare il nostro bel jet
Six Shot Hyperbot. E quindi questo è davvero un signor pezzo da collezione. Allora, è stato un signor giocattolo ai tempi, ripeto, alla fine uno dei Transformers più famosi di sicuro degli anni 80, di tutta la prima della Generation 1, sicuramente fra i capisaldi. Se magari va bene i cartoni di Headmaster, ok. Se magari già anche nei fumetti aveva qualche ruolo in più, ma alla fine nei fumetti non è neanche apparso, né in quelli Marvel, né in quelli UK, tra l'altro, quindi anche se, ripeto, si faceva tranquillamente pubblicità da sé in quanto tale, però sarebbe stato figo averlo come personaggio famoso, anche a livello proprio di personaggio, non solo come giocattolo e basta. E a parte come è apparso, anche se, ripeto, in Headmaster ha avuto parecchio spazio, giustamente, perché almeno una cosa che sanno fare abbastanza bene a modo loro, diciamo, però la sanno fare bene i giapponesi nei cartoni animati, è promuovere i giocattoli, i personaggi tramite tutte le loro gimmick. Tra l'altro, vabbè, non sto neanche a menzionare quella sorta di lupo alato, mezzo aborto di settima trasformazione non ufficiale che si vede nei cartoni animati, vabbè, lasciamola perdere. E a livello poi di caratterizzazioni, ricordiamo il nostro come personaggio nei fumetti, dei primi fumetti del corso della IW ad opera di Simon Furman, nei fumetti appunto del suo personale Six Shot, e poi nelle saghe Action, dopo Devastation, scusate, Infiltration, Devastation, eccetera, insomma. Il nostro Six Shot giocava un signor ruolo ed era davvero dipinto bene, davvero ben caratterizzato. Questo nostro personaggio quasi appunto a recuperare il tempo perduto mediaticamente parlando, almeno a livello occidentale, perché, ripeto, almeno era comparso in Headmaster. Ovviamente è un signor, dicevo, è un signor giocattolo G1 immancabile nella collezione degli appassionati, manco a dirlo. Se volete recuperarlo, penso che lo trovate, perché anche magari eventualmente senza fucili, vabbè, però anche solo robot si riesce a trovare a un prezzo decente per quello che è, insomma, come un giocattolone bello grande della G1. Al limite c'è appunto la versione più moderna nel Tita Returns, uscito ormai più di 5 anni fa, buoni ormai, sì, pare più di 5 anni, anche 6, non vorrei dire 7, insomma, sono uscito, parecchio, è uscito una versione abbastanza decente del G1, senza contare tutti i vari 3P, che anche lì è stato uno dei primi Transformers di cui ne hanno fatto versioni non ufficiali le terze parti. Questa è la versione moderna Generation, che non è affatto male come appunto modernizzazione del personaggio, soprattutto a livello ovviamente delle articolazioni, però anche le trasformazioni non sono male, a parte la cosa un po' da ridere della modalità di sottomarino al posto della pistola, per il solito discorso sulle leggi delle armi, sulle armi in America. Chissà se faranno eventualmente un'ulteriore versione ancora più aggiornata, più moderna. Non credo nei tempi più, diciamo, a medio-breve termine. Non credo, dato che appunto comunque era abbastanza definitiva per Hasbro attaccare questa versione G1. Non so se magari ne faranno un masterpiece per dire, vai, capacissimi, potrebbero, non sarebbe troppo difficile traslarlo in un masterpiece, però una versione eventualmente ulteriore generation. Se questo era un leader, comunque, tra l'altro, bello grandino, probabilmente sarà un commander come minimo. Quindi, se questo era costato mediamente sui 60 euro, se sarà un commander, eventualmente sarà sui 100, poco ma sicuro. Per dire, però, ma chissà, tanto per il momento c'è questo, anche una volta. Quando è uscito, momenti ce lo tiravano dietro da quanti ne hanno fatti, per dire. Poi invece, però, adesso lo so, è relativamente raro, per dire. Comunque, se no, c'è sempre il G1 o
aspettiamo eventuali nuove versioni Generation, probabilmente Commander, chissà. Sperare sempre cosa buona e giusta, però eventualmente il G1 nei suoi limiti ovviamente è un signor giocattolo che merita di essere appunto nella collezione di tutti i bravi collezionisti adulti odierni o anche qualche magari giovane collezionista giustamente che vuole riscoprire i capisaldi della G1. Grazie quindi per aver visto questa mia video recensione, fatemi sapere cosa ne pensate, cliccate mi piace, condividete, iscrivetevi al mio canale, ma soprattutto poi andate a leggere le recensioni mie scritte su vectorsim.it, dove ci sono appunto non solo le recensioni mie scritte, ma anche i fumetti dei Transformers e non solo tradotti in italiano, e soprattutto anche i sottotitoli per guardare Beast Wars in italiano con appunto con dei dialoghi adattati finalmente a quelli originali. E soprattutto un bel salto su Facebook dove c'è Autoroba.it, gruppo di fan dei Transformers in Italia. Ancora tante buone cose dal vostro Just Luca e ci vediamo alla prossima video recensione. Ciao ciao!